Sì, dispiace perché credo che per 35 minuti, anzi forse anche 36 o 37, siamo riusciti a giocare una buona pallacanestro, mettendo spesso la testa avanti, ma non dando mai quel break decisivo. Bravura loro, però noi demerito di non aver mai letto nel momento che contava ciò che veramente potesse servire, sia offensivamente ma soprattutto difensivamente. Devo dire che davanti abbiamo una signora squadra con un quintetto di altissimo livello, come sapevamo, però dispiace per noi, dispiace per il pubblico, dispiace perché la partita era tutta lì da giocare e non ci sta poi lo scarto finale, ma ci stava un finale punto a punto da giocare con più lucidità, al di là poi di qualche fischio. Sì, ma non vorrei parlare dei singoli perché si potrebbe aprire una grande parentesi su chi c'è, su chi non c'è, su chi ci doveva essere, su chi ha giocato bene e male. Abbiamo perso e quindi questo mi sembra già più che sufficiente. Dobbiamo lavorare, non voglio dire di più perché è una squadra che lavora e in questo momento di più non possiamo lavorare. Dobbiamo lavorare meglio, dobbiamo lavorare su questi che sono dei limiti oggettivi, dobbiamo lavorare su imparare cos'è questa Lega. Questa è una Lega terribile dove si vince, si gioca sporco, dove si gioca duro, dove non si gioca di fioretto, dove nessuno ti regala niente, dove nessuno ti regala se non hai acquisito prima, a cominciare dagli arbitri. Noi non abbiamo nessun diritto acquisito né per qualità né per storia, se non recente, su questa Lega, e quindi devi guadagnarti il rispetto, devi guadagnarti giocando 40 minuti nello stesso modo. Noi non l'abbiamo fatto, e ripeto, merito di Iesi, perché secondo me davanti avevamo una signora squadra che la dirà lunga, però un'altra partita alla nostra portata.